Salve a tutti amici YouTube, bentornati a un altro grandissimo video. Allora, siamo alla un'altra puntata della serie in Survivor Craft della seconda stagione e ho fatto un altro grandissimo edificio che è molto utile. Ed è tipo un... come lo possiamo definire? Uno scompartimento di tutti gli oggetti. Con cartelli annessi, oggetti, minerali, blocchi, macchina da lavoro, cultura, legno, tutti gli oggetti, armi, e che mi sono molto utile nella selezione degli oggetti, così so già dove andare e è molto pratico. Consiglio di farlo anche a voi, tanto sicuramente l'avete quasi già fatto, però è una cosa in più da fare nel mondo. Ho fatto una scaletta e ho selezionato la piscina in modo che ci si entri meglio. E ho migliorato anche alcune cose. Come ad esempio, dopo vi faccio vedere sotto la sera che cosa ho fatto. Ah, una cosa molto utile è questa porta qui che... ci si tuffa in questa bella vasca e si scende velocemente senza bisogno di usare scaletto o robe varie, tuffa e via. Poi ho messo delle zucche per che danno un aspetto migliore. Ho invertito le pecore con le mucche perché le pecore finiscono tutta l'erba, le mucche invece ne mangiano di meno. Poi fortunatamente ho trovato un cactus che non è ancora cresciuto purtroppo, ma noi aspettiamo. E ho fatto anche un altro piano di sotto dove avevo trovato una pianta di canna da zucchero che ora sono diventate due. Però piano piano, quando crescerà, arriveremo a coprire tutta la superficie come le patate, il grano, che stanno fiorendo molto bene. Sinceramente sono molto soddisfatto del lavoro. Anche queste zucche che prima o poi cresceranno, guardate le patate raccogliono, ma ora non ne ho tanta voglia sinceramente. Poi vi faccio vedere anche i progressi in miniera, che però tra l'altro una volta sono morto in miniera perché ho scoperto tra l'altro che può darsi che ci siano anche delle trappole nelle miniere, non volute, ma ho provato a spaccare alcuni blocchi di oro e veniva giù veramente un muro intero di ghiaia che ti sotterrava. Questa è una cosa molto brutta perché lo pensi di andare sul sicuro, copiando nel blocco, invece rimane fregato. Poi qua ho creato una produzione massiccia di legno, infatti nella cassa ce n'è un bel po', e direi che sta procedendo molto molto bene. Poi ora qua, ecco, non sono una sopravvivenza, cioè in pacifica, che poi anche se sono in pacifica ho notato che i mob, come vedete, ci sono ugualmente. Non so se è un bug della 0.9.1, ma i mob ci sono ugualmente, anche se devo dire non ci fanno danno, però ci sono ugualmente. Io non so che dire al riguardo, è sicuramente un bug. Magari scrivete nei commenti se vi fa anche a voi cose del genere o comunque avete già sentito parlare di questo discorso, perché sinceramente è la prima volta che lo sento dire in Minecraft e che lo vedo. No, comunque questo inizia a essere già un bel mondo, fatto bene. Ovviamente manca ancora abbastanza perché si è finito bene. Ah, io farò vedere naturalmente i minerali che ho raccolto. Sono allargato oltre i confini in cui vado di solito. E ho trovato un bel dungeon con tutta la roba, come vedete, con tantissimo resto. Tra l'altro avevo molto più ferro e carbone, però durante la mia spedizione sono morto e quindi affogato nella lava. Non ci sono versi di risalire, ho smatonnato come più che potevo, poi ho iniziato da capo. E vabbè, purtroppo Minecraft è anche questo. Quando sei al culmine della felicità, poi cade nella lava e puff, ti sbianca la faccia. Ora qua c'è il dungeon che vi dicevo,
Il piccolo diamante è molto utile. Scava velocemente. Dove sono andato? Dall'altro non mi fanno male, però. È troppo bello, sono intorno però non mi fanno niente. Andate in questo posticino che ci sono. Che sono i mob. Ecco, l'Enderman ora si diverte a fare casino. Ma chetati, no! Che motivo c'è? Ma io non lo so. Questa è un'altra parte del gioco che sinceramente non l'avevo ancora visto. Bene, ferro. Bene, bene. Il prossimo passo, ragazzi, sarà fare. Andare nel Nether, fra virgolette, naturalmente. Nel senso che attiverò il blocco, quell'azzurro, che si fa mettendo insieme. Ci fece anche un video a riguardo, uno dei miei primi video, tra l'altro. Che va fatto in un modo particolare, con una costruzione particolare, con dei blocchi di oro abbastanza, direi, e cobblestone. E per avere dei blocchi di oro non è che bisogna sudare poco, eh. Andare in miniera a scavare come dei lambi, che tra l'altro è monouso, perché quando l'ho usato poi diventa tutto, non ricordo se è ossidiano o un altro materiale che è indistruttibile, insomma. C'è uno scheletro. Dov'è lo scheletro che rompe le scatole? Levati. Fanculo. Dungeon è finito qui. Ah, tanto io so che dungeon non finisce mai. Dove finisce realmente? Ma scavando un po' più in basso si arriva sempre giù. Ora spero di non finire anche questa volta nella lava. Fortuna che ho portato la bussola. Ma da riconoscere via comunque, che tra l'altro non so qual è l'utilità della bussola, perché ti segna il punto di spawn ma non il letto. Dovrebbero fare un meccanismo che quando uno dorme la bussola ti segna il punto in cui hai dormito, in modo tale da segnarti la tua casa. Ma Minecraft è un mondo un po' strano, tra l'altro. Poi vi ho detto, eccoci qua, questo è proprio il dungeon vero e proprio. Questo è bello lungo, abbastanza grosso, e va bene per noi. Qua andiamo in salita, anche se dovremmo scendere, però ora concentriamoci prevalentemente sul carbone, perché è quello che mi manca. Anche se di solito è la risorsa che si trova più facilmente. Almeno, sinceramente, l'ho sempre trovata in gran quantità. E non mi è mai costato. Ecco, un bel Enderman, rompisce le scatole. Ci sono tutti i mob vicini. Poi sono in Pacifica, perché ci sono? Ma io la metà morte Minecraft non lo capisco. Poi, sinceramente, credo che il mio prossimo video sarà su. Che lo farò su. Sì, se ce la fo su. Sul blocco quello del Nether. Se ce la fo, perché ci vuole tanto tanto oro. Infatti sto andando in miniera appunto per questo. Per trovarlo, ma di oro neanche l'ombra. L'oro è veramente. È quasi più raro del diamante, sul serio. Non si trova. Ferro quanto ne vuoi, ma oro. Che ferro non mi costa, eh. Però purtroppo serve per forza blocco d'oro. L'hanno reso bello, complicato da fare. C'è niente a loro. Questo dungeon però è un po' povero di materiali. Solo che vedete com'è tutto fatto di ghiaia, quello che vi dicevo? Ora, la ghiaia non può stare così. Come sapete voi, la ghiaia casca. Se io tolgo un blocco, mi viene giù tutto. Guardate, vedete la trappola che vi dicevo?
È come se fosse buggato. Magari è buggato. È buggato, ma il blocco viene su tutto. Questi discorsi qua non li capisco per niente. Vabbè, tanto lasciamola qua, tanto pace. Pazienza. Se conto che esce sul soffitto. Mi raccomando, tenete sempre conto di cosa c'è sopra di voi quando andate in agio, perché ora magari sul computer nelle altre versioni va bene, ma queste persone qua non si può mai stare tranquilli, purtroppo. Questo daglio, ragazzi, non è che sia così tutto ricco di roba. C'è nulla. Boh, vabbè, andiamo superficie. E ora possiamo. Sto continuando a mettere. A sprecare torce. Abbiamo raccolto un po' di misero carbone. Comunque, ragazzi, ho voluto anche fare, diciamo, tra virgolette, la farm di legno. Che poi sarebbe di alberi, però gli alberi servono per il legno. Per fare nuove strutture, che il materiale più usato naturalmente è il legno, almeno quello che preferisco. Se non serve, col cavolo faccio il legno, prenderebbero fuoco subito. Parte. Con i nuovi meccanismi da oggi potrebbe far ritornare tutto come normale, però, come ricordiamo, su Poker Edition non tutti sanno che si può proteggere la casa, cioè, posso fare un bagno di roba, magari non tutti lo sanno fare, la posizione 1, 2, andare sopra la casa, e quindi magari uno può griffare a volontà e rubare nel cesso di quegli altri. Però è difficile, eh? Ma me la sanno quasi tutti. Ma il griffaggio è rimasto ai vecchi tempi. Che poi certo non è sempre una bella cosa, però è, diciamo, l'altra faccia della medaglia di Minecraft. Dal mondo con tutti i pull blocchi bellino, a gente che ti vuole rovinare tutto. Ora io sicuramente non riuscirò a ritrovare casa, tanto lo so. Per fortuna mi sono portato una bella bussola che mi segna il punto di spawn che è vicino alla casa. Allora, aspetta, mi sa che era per qua. Tipo in questo punto qui. Vediamo un po'. Oh yes. Beh. Oh, qui ho scavato un blocco, che palle. Non scavi due blocchi, devi sempre interrompere. Ritornare su. Io qua ho scavato due blocchi, che palle. Quel piccolo di diamante è veramente indistruttibile. Devo fare anche altri oggetti di diamante, però i tre che ho di riserva mi servono per il Nether. Ah, ecco come si chiama, Nether Reactor Core. Sì, che sarebbe tipo un reattore del Nether. E c'è qui sopra, niente. Sono quasi fuori. La sento acqua, significa che il mare è vicino e che gli zombie sono comunque. Ho davvero pescato prima, che non me lo ricordo bene. Dove cacchio? Qui è ancora carbone. Ma ragazzi, devo dire che mi ha raccolto 64 e 49 di carbone, cioè. Questa spedizione non è stata poi così futile. Ma è servita a qualcosa. Bene, bene. Bisogna sempre trovare il lato positivo di ogni cosa. Anche se io sinceramente tendo più a essere realista. Vedo a vedere le cose come sono e non esagerare con le cose. Vabbè, via. Ritorniamo a casa se si può, visto che sono intrappolato qui dentro. Ma la casa è? No. Ok, dietro di noi.
Teniamoci questa bella bussola che ci fa compagnia. Ci indica la via giusta. Oh, allora. Però anche tra l'altro a giocare con i comandi come Minecraft sul computer. Devo dire che non ci si gioca malissimo. Gioca abbastanza bene. Naturalmente bisogna un po' passare la sensibilità. Ok, allora, dritto. Dritto, viro già la luce, ok, siamo a casa. Alberi, lasciatemi passare. Sempre in mezzo. Ok, problemiamo questi controlli che mi garbano tanto. Ok, bene ragazzi. Sarà portata a termine l'altra volta la puntata della Survivorcraft. Mi raccomando, vi invito a iscrivervi al mio canale. Lasciare un bel mi piace al video. Magari anche commentando, dicendo la vostra su opinioni e consigli. Salve a tutti e al prossimo video. Ciao!